Non è stata di certo una bella partita quella disputata ieri sera all'Hype Forum di Biella dalla Benfap Capo d'Orlando, caduta sotto i colpi della locale Edilnol per 96 a 75. Non sono bastati i 47 punti del duo Trish Parks in una gara in cui i paladini non hanno mai difeso, non riuscendo mai a porre un argine all'attacco piemontese. Sono apparsi stanchi e poco lucidi i paladini, che sotto nel punteggio per tutta la gara si erano riavvicinati fino almeno 5 a metà del terzo quarto, quando un parziale di 14 a 5 messo a segno da Biella ha tagliato le gambe alla squadra di Sodini, che non è più riuscita a ricucire lo strappo. Do i meriti a Biella perché è giusto che gli dia. Un'ottima partita, sono stati bravissimi, ma in una partita di questo campionato, una squadra che tira col 70% da 2 e col 42%, abbassando le percentuali da 3 punti, dà il segnale del fatto che noi non abbiamo difeso mai. Abbiamo avuto sicuramente un approccio alla partita sbagliato e l'abbiamo tenuto per tutto il tempo. Non deve, non, la valutazione 116 a 61 è abbastanza eloquente. Non voglio pensare che ci siano problematiche di carattere fisico, però l'impressione era che fossero tutti più veloci, più forti e saltassero più di noi. Quindi da questo punto di vista siamo stati certamente poco bravi. Ma il segnale della prima azione della partita in cui Bellan fa un fallo rimanendo su un blocco verticale, dovendo difendere su Harrell, e Simone è uno dei migliori difensori della Lega testa a testa, mi ha dato subito l'indicazione che c'era qualcosa che non andasse. Da questo punto di vista non siamo mai migliorati, non ha avuto effetto la zona. Fra l'altro, le situazioni proposte da Biella sono molto simili a quelle che noi proponiamo attaccando quella tipologia di difesa. La Benfap dovrà comunque smaltire in fretta la delusione della sconfitta, perché già domenica al Palasichelli Archivi arriverà a Legnano con palla 2 prevista alle ore 17.